giocato pochissimo con un minutaggio bassissimo, siete stati penalizzati? No, no, allora va fatto un grande complimento al Catanzaro perché comunque ha interrotto una nostra serie di risultati positivi. È logico che noi ci tenevamo ad allungarla il più possibile, siamo venuti qua sapendo della forza del Catanzaro stesso e siamo stati diciamo un po' ingenui nell'episodio del gol. Poi dopo, secondo me, soprattutto nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto un buon calcio che mi è piaciuto, solo il rammarico che nel secondo tempo si è giocato poco e di solito non voglio dire nient'altro, però secondo me si è giocato pochissimo, tutto qui. Mister, in avanti un po' scherzi, insomma, si è passati dal pareggio di Lecce, che ha avuto ben altra cosa, non per questo indicare quello che però ci è sembrato che la gara fosse stata impostata un po' diversamente. No, è logico che noi ogni partita in questo tipo di campionato mi sembra che sia sempre da giocare, non c'è ci sono sicuramente dei valori, però sono tutte partite molto tirate, molto equilibrate e non viene sempre bene la partita come uno la prepara. È logico, noi sapevamo che di affrontare una squadra che aveva comunque condizione, ben allenata, che propone un gioco sicuramente interessante sia per trame sia per aggressività, e ci abbiamo provato. Sapevamo anche magari che partivano forte o che comunque ci tengono a far bene soprattutto in casa, visto che vengono anche da un altro risultato positivo. All'inizio non siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare, abbiamo preso gol, però dopo mi è sembrato che abbiamo fatto bene. È logico che sicuramente potevamo essere più pericolosi, però non mi è sembrata una partita dove ci sono state tante occasioni, mi è sembrata una partita molto in equilibrio, decisa da un episodio e sono stati bravi loro. Mister, per un'ora nessuna ammonizione, poi cos'è successo? Io dico soltanto che abbiamo giocato poco nel secondo tempo e solo questo, perché dopo sembra anche una scusa, cioè noi abbiamo perso, abbiamo interrotto una serie di risultati positivi, molto probabilmente abbiamo pagato un'ingenuità, quindi non voglio cercare assolutamente scuse, niente. Noi abbiamo affrontato una squadra comunque che ha giocato e ha fatto risultato. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che soprattutto nella seconda parte più si andava avanti meno si giocava, è molto interrotta, è andata così, dai, non voglio dire altro. Se basta così, in bocca al lupo a tutti, grazie.